Andiamo avanti con gli ospiti. È arrivato il momento della nostra vicepresidente Liliana Bruschetti, che ci farà un saluto a distanza. Ci ha registrato un video che vedremo a breve. Era a fare lezione, quindi non abbiamo Esatto. voluto interrompere l'attività didattica giornaliera. Eccola qui. Contenta di poter intervenire in questo nostro primo Open Day così diverso, però ci stiamo abituando anche a queste modalità e sono sicura che raggiungeremo il nostro obiettivo, che è quello appunto di far conoscere ed apprezzare la nostra scuola. Sicuramente è un momento difficile, è inutile che lo ripetiamo, ma la voglia di riprendere al meglio è testimoniata da tutti gli operatori scolastici, da noi docenti, da tutto il personale, dagli alunni stessi, i quali dopo mesi di didattica a distanza hanno capito che probabilmente anche la capacità di adattamento è una grande qualità. Pensiamo che il valore della nostra scuola sia da ritrovare anche probabilmente come punto di forza, nella capacità di valorizzare, nella capacità di accogliere e di integrare tutti. Quindi è molto importante sottolineare questo aspetto della nostra scuola. Che dire rispetto alla proposta formativa? Sicuramente molto ampia, sicuramente ci sono tre percorsi dei quali già conoscete l'esistenza, perché abbiamo le scienze umane con l'opzione economico-sociale e il liceo musicale, del quale si parlerà profusamente e sicuramente anche attraverso le esibizioni dei nostri studenti. Quello che mi piace sottolineare è la loro potenzialità formativa, la potenzialità formativa dei nostri curricula, perché oltre alle discipline ordinarie, quelle che sono presenti in tutti i licei, sono caratterizzati dalla presenza di discipline di indirizzo che sollecitano quell'interesse, quello sguardo profondo verso la conoscenza della realtà che ci circonda, verso la complessità della realtà che ci circonda e dunque da un punto di vista sociologico, antropologico e pedagogico. L'invito è quello a conoscere e ad esplorare appunto le nostre proposte formative per acquisire consapevolezze importanti rispetto alla scelta della vostra scuola futura, della scuola secondaria di secondo grado, che sicuramente è un passo molto importante nella costruzione del proprio progetto di vita. Vi abbraccio tutti e speriamo di vederci presto a scuola. Arrivederci.